Allora, siamo giunti alla terza edizione di Integrativamente il Mare e siamo qua con Costanzo Simani per spiegarci il programma e spiegare se ci sono delle novità per questa terza edizione. Buongiorno, le novità sono sempre tante. Diciamo che è un evento già il terzo anno che organizziamo e ci fa sempre piacere poterlo fare. Avremo la possibilità di poter fare subacquea ai ragazzi, che poi ne spiegherà meglio Mirko, e in contemporanea avremo dei ragazzini che faranno vele canoa, quindi delle attività sopra il mare. Il mare per noi è un elemento fondamentale per quanto riguarda comunque l'acqua e tutto quello che dà di positivo ai nostri ragazzi. Avremo la possibilità di far partecipare alcuni ragazzi del centro estivo organizzato dalla stessa Polisportiva e alcuni soci e atleti di Imperia. In contemporanea avremo due gruppi, il gruppo che farà la prova di canoa e il gruppo che farà la prova di vela. Grazie alla Lega Navale per dare la possibilità ai nostri ragazzi di poter provare questa disciplina e alla Canottieri di Sanremo, presente Monica Albarelli, che comunque dà delle nozioni fondamentali sull'utilizzo della canoa. E poi ci sarà comunque sempre un ringraziamento ai bambini e ai partecipanti con dei piccoli premi. Adesso do la parola a Mirko Soleri che spiegherà la parte della subacquea. Sì, buongiorno. Parte proprio dalla subacquea questo evento, stimolato dalla Capitaneria di Porto che ha visto la nostra attività, è rimasta impressionata col comandante Danieli 3 anni fa, è partito l'evento diciamo che è un po' esploso. Infatti quest'anno purtroppo abbiamo dovuto chiudere il numero. Per l'anno prossimo provvederemo a cercare più gommoni, perché da 25-30 sub potremmo essere stati anche 50 quest'anno se avessimo la disponibilità logistica. Abbiamo comunque ragazzi che arrivano dal Piemonte, dalla Lombardia, e quest'anno dovrebbe esserci anche un don, che non è detto che possa fare una benedizione subacquea alla Capo dell'Arma, luogo dove andremo a immergerci, un sito molto carino dedicato a Rudy Crespi, che purtroppo ci ha lasciato parecchi anni fa, un pioniere della subacquea sanremese, mancato a pochi giorni dal suo matrimonio. La sua futura sposa, se così si può dire, ha dedicato quel sito mettendo una fanciulla con un fiore in mano sul sito. E noi onoriamo sempre questa situazione e questo ragazzo fantastico nel promuovere questa attività anche a situazioni complicate, laddove invece sott'acqua la complicazione svanisce. Quindi ci interessa proprio far capire quello che si può fare per portare i ragazzi fuori di casa quando là trovano un problema grave. Grazie. Ottimo, direi di sì.